Napoli si trasforma nella Woodstock della storiografia, in cui si alternano i più autorevoli storici italiani e stranieri. È il primo festival delle lezioni di storia, l'evento in programma dal 25 al 28 aprile nel capoluogo partenopeo. 10 eventi collaterali organizzati dall'editore La Terza e la Regione Campania, con ospiti eccezionali, da Luigi Mascilli Migliorini a Paolo Macrì, da John Futta a Carlo Greppi, da Eva Cantarella a Emilio Gentile, e con sede principale al Teatro Bellini, incontri al MAN, al Museo Madre, al Conservatorio San Pietro a Maiella, all'Accademia di Belle Arti e al Liceo Genovesi. Il tema di questa prima edizione è il passato è presente, dialoghi, lezioni, performance teatrali, incontri in libreria, per raccontare come la memoria sia essenziale per individuare le radici e le cause delle grandi questioni del nostro tempo. Alla presentazione del festival, che si è tenuta nel foyer del Teatro Bellini, sono intervenuti il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, l'editore Giuseppe La Terza e il direttore artistico del Teatro Bellini, Gabriele Russo. Sono momenti di grande riflessione, di grande approfondimento su queste tematiche che credo facciano bene all'Italia e fanno molto bene anche qui a Napoli, in Campania. Fra l'altro i luoghi che abbiamo scelto e anche alcuni dei soggetti che promuovono queste iniziative, dal Teatro Bellini che ci ospita, al MAN, al Madre, all'Istituto Genovesi, all'Istituto di Belle Arti, credo che possano, come dire, proporre anche una rete di luoghi culturali da visitare e da rilanciare. Se uno si dimentica il passato, pensa di non poter più governare gli eventi, e noi siamo in una situazione della storia in cui gli eventi cambiano e sembra che siano più grandi di noi, che noi non li governiamo. Se guardiamo al passato, vediamo che molti dei cambiamenti sono stati prodotti dagli uomini. Gli uomini hanno prodotto insieme grandissimi cambiamenti. Pensiamo al voto alle donne, che fino a un secolo fa era impensabile. Allora dobbiamo continuare a governare la nostra storia conoscendola. Smuovere la curiosità, smuovere il desiderio di conoscenza dei ragazzi, fargli capire quanto la storia faccia parte del loro quotidiano, giorno per giorno, di quanto questo la influenzi, ne influenzi tutto, necessità, scelte, modi di ragionare e come dire, attivare quella parte di cervello che spesso sì. Sopisce.